Ciao, oggi nuovo video recensione, finalmente torno con questa tipologia di video dopo un sacco di tempo. Fatemi sapere se vi può interessare vedere più recensioni dei vari prodotti che utilizzo all'interno del mio canale. Scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Bene, direi di iniziare subito e partirei appunto con la recensione di questi due prodotti per i capelli di Delidea. Ecco qua, Bio Cosmetic. Allora, questi due prodotti li ho solo trovati all'interno del Tigotà di Dormelletto. So che è aperto anche il Tigotà di Castelletto, quindi per chi è della zona, provate anche ad andare a vedere al Tigotà di Castelletto. Io sono sicurissima che comunque a Dormelletto si trovino questi prodotti. E purtroppo non mi ricordo bene i prezzi, ma comunque il marchio Delidea va da 1,99 euro delle maschere purificanti per il viso, quelle in dose, quindi quelle in bustine, ai 10 euro all'incirca. Bene o male i prezzi sono quelli. Comunque non è un marchio carissimo, ma non è neanche proprio low cost, low cost, low cost. Ecco, dipende solo ovviamente da che cosa cercate. Però comunque, se cercate degli ottimi prodotti che hanno un buon inci, niente a che fare con prodotti da supermercato, quindi con all'interno delle schifezzine. Questi qui comunque fanno il caso vostro perché hanno degli ottimi ingredienti. Direi di iniziare subito appunto partendo dallo shampoo, ed è questo qui, appunto questo shampoo purificante al matcha e avocado per capelli appesantiti e spenti da 200 ml. Innanzitutto il pack mi piace veramente molto, cioè molto curato, sembra di quei pack di shampoo high cost, quando invece comunque magari lo pagate sui 7-8 euro, quindi non è neanche un prezzo così esagerato, ecco, tra virgolette, ovviamente, perché dipende anche uno dai soldini, ecco, che ha, se ha la disponibilità magari di spendere 8 euro per uno shampoo, oppure magari preferisce spendere un pochettino di meno. Però, tralasciando questa cosa qua del costo, allora purtroppo ecco non ho gli inci da farvi vedere, perché appunto ho buttato le scatoline, anche perché questi prodotti ve li avevo mostrati in un vecchissimo video haul, quindi non so se magari volete scorrere indietro nei miei video, sicuramente lo troverete. Allora, innanzitutto, appunto, stiamo parlando del pack che mi sembra molto molto elegante. Questo qui è appunto il forellino dove fuoriesce il prodotto. La profumazione è molto particolare, è molto buona, a dirvi la verità, cioè a me piace un sacco. È molto strana, nel senso che comunque si sente che è un profumo, sembra quasi erboso, perché appunto al matcha e l'avocado. Però è veramente ottima, cioè persiste sul capello per diverse ore. Infatti al mio moroso non piace questa profumazione, non so come mai, però non gli piace. E io stavo affrontando, diciamo, un periodo prima di utilizzare questo shampoo dove mi ritrovavo praticamente delle crosticine sull'attaccatura dei capelli e anche proprio all'interno dei capelli. Quindi quando magari mi lavavo i capelli e li asciugavo, trovavo tutte queste crosticine in giro, e allora mi sono detta: no, 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 voglio assolutamente provare qualche altro shampoo che magari mi sgrassi un po' di più. Magari sapete quella forforina un po' secca, o magari non ha fatto effetto, per esempio, lo shampoo che avevo utilizzato. Quindi ho pensato, ho detto, magari provo a utilizzare appunto questo prodotto qua. E ragazze, mi ha cambiato i capelli, cioè quelle crosticine che io continuavo a vedere durante il lavaggio, con questo shampoo nell'asciugatura non le ho più viste. Mi ha lasciato la cute bella, pulita, rinfrescata soprattutto. Non ho più avuto quelle crosticine in mezzo ai capelli. Cioè proprio vedevo la differenza con il cuoio capelluto, con lo shampoo che stavo già utilizzando e con questo shampoo qua. Magari poi può darsi che quella forforina poteva essere data da stress, molto probabile, perché lo shampoo che stavo utilizzando mi piaceva da matti, quindi secondo me non era colpa dello shampoo, ma era sicuramente colpa per quanto riguarda lo stress. Anche perché appunto era nel periodo della quarantena, quindi vi lascio immaginare, ecco. E grazie a questo shampoo non ho più avuto quel problema. È veramente ottimo. Se cercate uno shampoo che comunque vi sgrassi, ma che, o soprattutto, ragazze, non è per niente aggressivo, questo qua secondo me fa al caso vostro. Ovviamente se avete la cute
tendente ad ingrassarsi, ragazze. Mi raccomando, perché comunque è uno shampoo purificante, quindi comunque ha una bella azione sgrassante, ma non è per niente aggressivo. La profumazione appunto resiste per diverse ore. Questo shampoo mi fa durare i capelli puliti all'incirca 3 giorni. Poi, ovviamente, lavorando in un ristorante, io mi lavo i capelli molte più volte alla settimana, cioè magari su di me dura 3 giorni, magari su un'altra persona ne dura molto di più o magari di meno, comunque è sempre soggettivo, ecco. Però a me sta piacendo tantissimo, infatti l'ho terminato perché l'ho utilizzato stamattina. Ecco, come potete vedere, appunto vi faccio vedere anche in diretta, visto che l'ho utilizzato stamattina. L'unica roba è che appunto ho utilizzato il phon per asciugarmi i capelli e la spazzola li lascia un pelino crespi. Ecco, quello purtroppo sì. Però essendo uno shampoo purificante, penso che sia anche normale perché comunque va a sgrassare in profondità. Però è veramente ottimo e ve lo straconsiglio. Mentre per quanto riguarda appunto il latte balsamo volumizzante, eccolo qua, per capelli appesantiti e spenti, sempre con macea e avocado da 150 ml, dice balsamo volumizzante per capelli districati, leggeri e luminosi. Allora, ha una consistenza in crema, eccolo qua. Ah, ecco, questo non me l'avevo detto, ragazzi, mi sono dimenticata. Ha una consistenza liquida, quindi fate molto molto molta attenzione quando lo dosate, perché comunque quando esce va in giro, quindi fate molta attenzione. Invece, per quanto riguarda il balsamo, ecco, vedete, è proprio una cremina e buono. Appunto, lo stesso profumo, allo profumo non so, di erbetta. A me piace un sacco questo profumo, a dirvi la verità. Però ecco, il profumo di questo balsamo su di me non resta tantissime ore, a dirvi la verità. E ho notato, perché appunto anche stamattina ho utilizzato questo balsamo, allora il volume me lo dà, perché su di me comunque il volume me lo dà. L'unica cosa è che mi rende i capelli un pelino crespi, non in maniera così esagerata, però un pelino, vedete, li vedo un pochettino crespi. Quindi io avrei bisogno, ecco, di una roba un po' più nutriente, ecco, diciamo così. Però per il resto, cioè, mi ha lasciato comunque i capelli belli morbidi, districati soprattutto, lisci, lucidi, perché vedete che sono belli lucidi. È veramente ottimo. L'unica cosa è che appunto pensavo fosse un pelino più idratante, ecco, perché appunto ho le lunghezze secche. Ho tagliato i capelli il mese scorso, 2 mesi fa all'incirca, e io ho sempre le lunghezze secche, con qualsiasi tipo di stagione, e quindi necessito proprio di avere una maschera o un balsamo comunque belli nutrienti. Però devo dire che comunque l'effetto mi piace, cioè io non lo boccio assolutamente. L'unica pecca, ecco, che mi lascia comunque non nutriti abbastanza, ecco, questa secondo me è l'unica pecca, perché li vedo un po' crespini. Però per il resto il suo lavoro comunque lo fa, il volume me lo dà, perché devo dire che stamattina appunto li ho lavati e il volume, ecco, vedete, cioè lo dà, quindi per quello non ci sono assolutamente problemi e lo finirò. Poi non so, ecco, se lo riacquisterò o meno, però nel caso vi farò sapere comunque più avanti. E se state comunque cercando un latte balsamo o magari volete giusto provare qualche prodotto nuovo, io comunque questo qui ve lo consiglio, magari specialmente per quanto riguarda il volume. Ecco, se avete comunque dei capelli normali, secondo me questo qui comunque potrebbe fare al caso vostro. Poi ovviamente, ragazze, è una mia impressione, sono tutte cose soggettive. Io comunque mi riserverò di provarlo un po' meglio, diciamo così, perché comunque l'ho già testato un bel po', quindi è per quello che vi posso fare questa recensione qua, però comunque voglio terminarlo per bene. Nel caso poi vi farò sapere più avanti se magari è ritornato ad essere preferito come era all'inizio oppure no. Comunque vi farò sapere.
Bene ragazze, fatemi sapere appunto se avete mai provato questa linea, se avete provato altre linee per quanto riguarda lo shampoo e il balsamo di Delilea. Scrivetemi pure qui sotto nei commenti, così magari mi consigliate qualche altro shampoo di questa linea da provare. E niente, spero che questa piccola recensione vi sia stata utile e magari vi sia stata, come si può dire, utile anche per quanto riguarda la conoscenza di questo brand e vi sia stato soprattutto di compagnia. Vi mando un bacione grandissimo e noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!